Noi agiamo all'interno della certosa di Palazzo Butera in forza di una convenzione stipulata 5 anni fa col comune di Bagheria che ci dà per 10 anni rinnovabili l'uso di questi locali a condizione di tenere aperto il museo a spese nostre, di creare un'aula per la didattica, per insegnare l'arte della ceroplastica ai ragazzi. Il comune è obbligato per contratto registrato a mettere il personale per le pulizie, giardinieri, manutenzione ordinaria e straordinaria. Tutto il resto dobbiamo farlo noi. Si staccano dei biglietti, il comune dovrebbe occuparsi di fare la pubblicità e diffondere la conoscenza di questo museo, per cui noi siamo obbligati a dare il 50% dell'importo dello sbigliettamento al comune. Ma questi diritti e doveri reciproci vengono a cadere, sono sempre caduti in questi ultimi 5 anni, perché noi regolarmente quei pochi clienti, quei pochi, chiamiamoli clienti, visitatori, che sono le scuole, eccetera, che vengono a Bagheria. Noi e qualche turista rarissimo, devo dire, sono mosche bianche i turisti a Bagheria. Vediamo 10 turisti l'anno, però i soldi li abbiamo sempre dati regolarmente con ricevute. Nel frattempo si sono ammalorati alcuni impianti che erano fatti male al risparmio, mai collaudati. Morale della favola. Abbiamo grossi problemi che dagli oggi, dagli domani, ci hanno portato in questi ultimi giorni ad avvisare il comune che noi non potevamo più continuare a garantire l'apertura se non si fanno quelle spese necessarie a rendere fruibile ed agibile il museo. Da parte delle istituzioni un silenzio assordante, nessuno risponde alle lettere raccomandate. Noi abbiamo dovuto mettere il cartello chiuso. La cosa più grave in questo minuto preciso è questa. Manca l'acqua, perché abbiamo una stanza sotterranea fatta quando hanno restaurato i locali e in questa stanza ci sono le cisterne di 20.000 litri d'acqua per l'antincendio, due autoclavi e due motori per l'antincendio, più una serie di enorme di quadri elettrici. E appena ci sono due gocce di pioggia o soltanto innaffiamo il giardino, l'acqua filtra dentro la stanza sotterranea e ha fatto mandare in tilt tutto l'impianto. Si sono bruciati gli interruttori, le autoclavi, i motori antincendio. Donne delle pulizie, previste per contratto a spese del comune, in 5 anni non le abbiamo viste una sola volta. Poi ancora, manutenzione ordinaria e straordinaria, grande assente. Per fare un esempio, nel salone con gli affreschi del Velasco, gli affreschi perfettamente restaurati ad arte da due restauratrici a suo tempo venute da Genova, si sono cancellati per una umidità di risalita dal pavimento. Niente di pericoloso, ma gli affreschi sono finiti. Intonaco della facciata, materiali non lo so se scadenti o mancanti di cemento. Morale della favola: ogni giorno quando io posteggio la macchina trovo qualche pezzettino o pezzo di intonaco per terra, ma nessuno si sogna di provvedere.